Namaste, io sono AceTheBrave e ben ritornati ad un altro episodio di questo Let's Play Team Hospital. Siamo nell'ospedale numero 9 e siamo a, per la precisione, Fangoria. Dopo aver riempito i conti bancari del ministero e pagato una nuova limousina allo stesso ministro, puoi tornare alla creazione del tuo bello ospedale e a beneficio dei bisognosi. Aspetti molti problemi da risolvere qui. Aspettati. Se possiedi abbastanza stanze e uno staff ben preparato, sarai ben coperto da ogni parte. Il tuo ospedale dovrà essere valere almeno 200.000 e dovrai avere 400.000 dollari in banca, altrimenti non potrai completare questo livello. Oltre a questo abbiamo la percentuale di 60% e 500 malati in totale da curare. Vediamo un po' come è fatta la nostra mappa. Come al solito abbiamo un edificio gigantesco questo giro a Fangoria. Abbiamo tre edifici separati dal resto, molto probabilmente acquisterò subito questo e vedremo magari di espanderci pian piano in tutta questa parte. Qua abbiamo l'entrata principale anche per le malattie, per le emergenze, quindi cominciamo subito con la sala tirocinio e vediamo di farla, o la facciamo direttamente qua in fondo. Qua ci sta la sala tirocinio così. E qua possiamo mettere questa. Sì, secondo me va bene anche così. Quindi iniziamo pure da qua. Possiamo fare anche una bella sala tirocinio un po' più grande del solito. Ok, così mettiamo la porta qui. Un po' di finestre su questo lato. Ci mettiamo questa cosa qua. Però ci mettiamo un po' di più di sedili in sto giro. Mettiamo 5 sedili. 3 radiatori. Questo lo possiamo mettere qua e questo lo possiamo mettere qua. E facciamo tre file di sedili. Ok, l'ospedale è sempre più grande. Qua ci mettiamo questo e qua ci mettiamo questo. Perfetto. Cominciamo a prendere un po' di gente. Allora, tu vai benissimo per iniziare e vediamo un po' come sono i medici. Allora, intanto abbiamo un ricercatore consulente. E abbiamo qualche altro possibile cosa? Questo va benissimo. Prendiamo tutta gente che abbia una specializzazione di lui. E poi il mese prossimo prenderemo qualcun altro. Nel frattempo costruiamo anche il reparto ricerche. Facciamo un grande così. Con la porta su questo lato qui. La macchinona la possiamo mettere qua e qua ci possono stare tutte e due se non sbaglio. Controlliamo subito, schedare o scrivania, due radiatori, scrivania qua e lo schedario qua, perfetto. Questo qua, questo qua, questo qua e questo qua in fondo e questo. No, non abbiamo spazio per questo? Qui. Perfetto. Quindi adesso possiamo prendere uno di loro e mandarlo a fare il suo lavoro lì. Questi li possiamo prendere. Prendiamo questo, che è l'assistente. E vediamo di cominciare adesso con la parte vera e propria dell'ospedale. Cominciamo con fare il nostro solito ambulatorio. Ambulatorio che può essere grande così. Direi di farlo da né qua e né qua, perché qua c'è già abbastanza spazio. Quindi l'ambulatorio possiamo farlo o già qua in fondo. Vediamo di mettere prima l'accettazione, che facciamo qua. Possiamo mettere l'accettazione qui con la receptionist, che vediamo di mettere qua. E qua dietro possiamo metterci già una clinica, ad esempio, potrebbe starci. Sì, ci sta già qualcosa da 4 e in realtà potrebbe starci anche a sto punto l'ambulatorio qui. Sì, facciamo l'ambulatorio così a sto punto. Così è nell'angolino. Questo la mettiamo qua. Mettiamo gli oggetti, magari li mettiamo distanti dalla porta, a parte la pianta. Questa la possiamo mettere un pochino più vicina. Mi permette di spostare le cose, va bene. Continuiamo con che cosa? Con farmacia,
Farmacia potrebbe stare già qua, potrebbe stare qui. 1, 2, 3, 4. Possiamo prenderci questo spazietto qua per mettere qualcos'altro. Quindi farmacia la possiamo mettere qua. Molto semplice. Col doppio radiatore. La pianta è questo qua. Vediamo di assumere l'infermiera, se no ci romperanno le balle a vita. Infermiere sono un po' scarsette. Quindi aspettiamo il mese prossimo. Qua ci mettiamo... Che cosa occupa poco? Cardiologia. Possiamo fare cardiologia qui. Facciamo un po' più grande e ci mettiamo l'entrata su questo lato. Ok, così possiamo mettere questo qua, questo qua, questo qua in fondo, la pianta qui e questo qua. Così abbiamo cardiologia disponibile, quindi i pazienti entrano, vanno qua e poi vanno a fare le altre cose dall'altra parte. Che cosa possiamo metterci? Psichiatria. Psichiatria potrebbe stare qua così. Mettiamo la porta qua. E tutto il resto relativo. Perfetto, è il primo febbraio, quindi possiamo vedere chi è arrivato di nuovo. Perfetto. E vediamo anche per quanto riguarda i dottori. Abbiamo un altro ricercatore che possiamo mettere qua. E un altro ricercatore ancora. Sì, ma niente altre specializzazioni. Prendiamo un altro di loro. E intanto cominciamo loro la ricerca effettiva, quindi tiriamo giù questi di nuovo. E tiriamo su questo. Magari facciamo 70-30 sto giro, per variare un po'. E vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Dovremmo cominciare a guadagnare subito soldi, e per farlo sicuramente abbiamo bisogno della farmacia, e va bene. Possiamo vedere anche di fare diagnosi generale, come al solito. Possiamo farla qua così. Qui abbiamo abbastanza spazio, possiamo mettere uno qua e uno qua, quindi possiamo mettere questo qua, così. E qua ci sta la sala personale, ad esempio. Questo lo possiamo mettere qua, questo qui e questo qua in fondo. E qua ci possiamo mettere la nostra prima sala personale. Possiamo farla anche un pochino più grande. Mettiamo un po' di finestra in più. Ok, sofà. Sofà. Un po' di videogiochi. Una TV. Perfetto, così hanno la loro area relax. Abbiamo una toilette da mettere qua in fondo. O anche qua. O anche qua, in realtà, da tutt'altra parte. Meglio farla qua così, facciamo. Lavandino qui, e qua possiamo mettere la nostra parete di WC. Ok, così abbiamo anche questo. E che cosa ci serve ancora per adesso? Cardiologia, diagnosi, abbiamo già fatto tutto. Ci mancherebbe la sala operatoria e la corsia, che devono essere grandi almeno così, e possiamo metterle qua una di seguito all'altra. Direi che può stare più che giusta, più che giusta come cosa. E facciamo così. Questa mettiamo con la porta di qua. Mettiamo il letto qui e la scrivania qua, così possiamo mettere altri tre letti.
Anche 4 letti possiamo mettere. No, non possiamo mettere 4 letti perché c'è quello che copre, vabbè. Silenzio, prego, la gente sta male. Vediamo di prendere la seconda infermiera. Eccolo qua. E vediamo un po' che cosa abbiamo ancora. Abbiamo le due cliniche e la sala operatoria, abbiamo detto. Quindi la sala operatoria possiamo farla. Poi direi che ci fermiamo per un po'. Se la sala operatoria la facciamo qua, poi abbiamo ancora un sacco di spazio a disposizione. Con questo qua, questo qui e questo qua. Mettere i nostri accessori. Ottimo. Abbiamo bisogno di due chirurghi, che in questo momento non abbiamo neanche uno. E direi che può bastare così per iniziare. Va anche abbastanza bene. Abbiamo un sacco di spazio qua. Abbiamo veramente tantissimo spazio a disposizione. Probabilmente ci basterà questo. Però molto probabilmente... Anzi, mi sa di no che non ci basterà. Probabilmente dovrò acquistare una di queste tre stanze nuove. Tra l'altro, questo ospedale, faccio notare, ha un'unica entrata, che è questa. Quindi tutti i pazienti entreranno da lì ed usciranno da lì anche. Per quello ho messo tutto quanto abbastanza vicino da questa parte. Vediamo di velocizzare un pochino. Mettiamoci a livello 4, in modo che possano ricercare quello che possono fare. E possiamo vedere anche a marzo che cosa, chi arriva. Allora, vediamo chi è arrivato per quanto riguarda i dottori. Un altro ricercatore. Un altro ricercatore lo prendiamo, lo mettiamo qua. Ricercatore psichiatra, ricercatore, quindi anche questi sono tutti quanti ricercatori, bene. Ancora nessun chirurgo, abbiamo solo uno psichiatra, tra l'altro. Quindi tu ti metterai a sostituire lui quando appena puoi. E vediamo un po' di aspettare adesso che l'ospedale apra e se riusciamo a guadagnare qualche soldo. Intanto prendiamo anche un po' di divanetti e un po' di questi. I divanetti li possiamo mettere lungo questa parete e lungo qui. E lungo qua. Così questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua e basta, ne abbiamo questa di due. Ottimo, adesso vediamo di velocizzare ancora un po' di più. Ricercatore, psichiatra, assistente. Vediamo cosa riescono a fare. Intanto stiamo per sbloccare già qualcosa per quanto riguarda la diagnosi. Vedete che però più o meno vanno con la stessa velocità queste due cose. Uno degli assistenti è diventato dottore, eccolo qua, il nostro signor Raviato. Battoni, torracchi e torrato. E tosulo. Ok, l'ospedale sta per aprire. Bene. Siamo sotto zero. Una cosa molto normale. Vediamo se c'è qualche altro dottore. Abbiamo altri due psichiatri. Questo qua è un consulente. Questo è uno psichiatra. Questo lo mettiamo, anzi no, questo lo teniamo fuori. E questo lo mettiamo qua. E questo va in psichiatria, perché avremo probabilmente bisogno di psichiatria. Abbiamo un nuovo macchinario, che è la macchina raggi X, quindi radiologia. Però non possiamo costruirlo perché abbiamo bisogno di più. Intanto abbiamo bisogno che ce lo richiedano magari. Quindi per adesso aspettiamo pure. Uno dei dottori è diventato ricercatore. Abbiamo l'affettatrice, quindi altra cosa, altra clinica. Oh, abbiamo il nostro primo paziente. Vediamo cosa, che giro fa. Dottore del medico generico, eccolo là. Psichiatria. Beh, sta andando avanti dietro da solo.
un editore è diventato ricercatore, praticamente tutti stanno diventando ricercatori. Mi interessa che questo diventi consulente in modo da dare l'abilità di psichiatria agli altri magari. E un'altra cosa che mi interessa è fare una sala per loro, quindi chiediamo pure il prestito a sto punto. Mi serve fare una sala personale per loro. Mettiamo questo qui e ci mettiamo tipo 8000 giochi, non TV. Non voglio le TV, voglio solo questo. Non voglio le TV, come ho detto. Ah, risultano comprate. Se io volessi comprare qualcos'altro, devo far così. Non queste, ma voglio videogiochi. Quindi questo va qua. E qua facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. E ci mettiamo un altro sofà, un paio di questi e questo. Sofà lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. E questo lo mettiamo qua. Così abbiamo una sala personale per loro. Dovrebbero essere abbastanza a posto. Abbiamo bisogno di qualcuno che venga fuori. C'è qualche altro consulente qua possibile? Abbiamo il chirurgo. Qui. Chi è quello di voi due? Tu, che sei solo un ricercatore, vai qua, che mi servi. Abbiamo qualcuno che ci chiede più soldi perché stanno facendo esperienza, giustamente. Tu vai, stai andando in cardio. Mani sudate. Abbiamo un'emergenza ossa rotte. Sì, però abbiamo bisogno della clinica ossa rotte. Quindi adesso possiamo costruirla. Ci serve che sia grande così. Possiamo metterla qui se vogliamo. Probabilmente la metterò qua. Mettiamo questo qua e mettiamo i soliti accessori. E assumiamo anche l'infermiera. Eccolo qua, perfetto. Loro stanno tutti andando a riposare. C'è ancora qualcuno? Un altro chirurgo, eccolo qua. Chirurgo e anche ricercatore, ottimo. Ok, sta arrivando un po' di gente, su questi sono tutti quelli con le ossa rotte, e quindi la nostra infermiera c'è un bel po' di lavoro da fare. Abbiamo scoperto le caviglie ondulate. Questi sono andati a sedersi là in fondo, ok. Re Bernardo Olanda viene a trovarci, ottimo. E vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Partenza un po' lenta per quanto riguarda queste cose, ma sta funzionando. Qua possiamo mettere... Tu dove devi andare? Tu devi andare in farmacia? No, in realtà dovresti andare... Sì, dovresti andare in farmacia. Personalità TV. Qua è quasi finita anche la prima emergenza. E ci ha dato 2500, perfetto. Sembra che stia funzionando abbastanza bene. Nostalgia di terzo grado. Causa: essere pieno di nostalgia per gli anni 70. Sintomi: capelli gonfi, pantaloni a zappa d'elefante, scarpe con la zeppa e trucco fosforescente. Cura: gli psichiatri devono, grazie all'utilizzo di tecniche all'avanguardia, convincere il paziente che quei capelli a cespuglio sono una schifezza. Ed è lei. Quindi nuove malattie ogni missione. Questo c'ha la sindrome e facciamolo aspettare perché abbiamo una possibile struttura che è la radiologia. Servirà la radiologia?
questa deve essere almeno grande così. E qua facciamo l'area di la sala d'attesa. No, in realtà non mi piace qua. Farei meglio metterla qui. Facciamo metterla qua. Tra l'altro questa deve essere anche un po' più grande, quindi facciamo pure così. 1, 2. E questo lo mettiamo qua e il computerone lo mettiamo qua. Ok, adesso ti basta o sei ancora... No, sei ancora... hai bisogno ancora di qualcosa. Quindi vediamo se riusciamo a sbloccare qualcos'altro nel frattempo, tipo l'attack forse. Tu perché stai gironzolando? Consulente ricercatore. Ah, sei venuto fuori da qua? No. Tu puoi andare con lui allora. Chirurgo, psichiatra, ricercatore, pipì. Per adesso ancora niente. C'è qualcun altro, qualche altro chirurgo? Eccolo qua. Ecco il nostro secondo chirurgo. E adesso vediamo cosa riusciamo a fare con altra gente che arriva. Un altro dei dottori è diventato consulente, ottimo. Ed è uno psichiatra. E il riso infettivo. A proposito di psichiatri, tu puoi venire qua. E tu che sei consulente ricercatore puoi andare via. Ah, credo però tu sia l'unico, quindi vai pure qua. Ah no, non era l'unico. Abbiamo un altro psichiatra da qualche parte. Questo è un ricercatore e basta. Questo è uno psichiatra. Uno dei tuoi dottori è promosso ricercatore. Possiamo fare questa cosa qua? Prendere lui. Beh, tu vieni qua e tu... Il consulente lo voglio fuori e tu qua dentro. Vediamo un po' la sindrome di Elvis. Questo l'abbiamo già visto. L'invisibilità. Ok, adesso tu stai insegnando anche a diventare psichiatra a questi eventualmente. Emorroidi di Fred. Per adesso tutto sta funzionando alla perfezione. Abbiamo un po' di ritardo qua, ma va bene così. Abbiamo i calcoli gassosi. E vediamo di costruire la seconda. Il secondo ambulatorio, secondo me. E questo lo possiamo fare qua, ad esempio. Perché tu sei ferma qui? Ok, ambulatorio. Questo lo possiamo mettere qua. Possiamo metterci davanti là. Questo possiamo mettere qua. Questo possiamo mettere qua. Ok, in questa maniera possiamo mettere un po' di divanetti, ma li possiamo mettere qua in mezzo alla stanza. Ok, così abbiamo la sala d'attesa anche di questo. Abbiamo sprecato un po' di spazio, tra virgolette, lì. Ottimo, e qua abbiamo un po' meno fila. In questa maniera. Controlliamo ancora le attrezzature di diagnosi, perché forse ne abbiamo sbloccata una. Abbiamo sbloccato l'ultrascan. Che facciamo immediatamente. E l'ultrascan deve essere grande così. Quindi possiamo farlo piccolino.
Qua intanto abbiamo una buccia di banana per terra. Questo lo possiamo fare qui. E a fianco ci possiamo mettere un'altra clinica, se vogliamo. Quindi possiamo fare così. Con l'ultra scan qui. Semplice, semplice. Gonfiore in attesa, ottimo. Corpo sciolto. E grattarola. E poi iperlingua. L'iperlingua la possiamo curare, quindi fai aspettare un attimo, perché adesso bisogna costruire anche la clinica iperlingua. Abbiamo bisogno di 3000, quindi chiediamo un altro po' di prestito. Vai con la clinica iperlingua. Che possiamo fare molto tranquillamente qua. Malattie del sonno e le costolette, perfetto. Adesso abbiamo la clinica iperlingua, quindi possiamo curare l'iperlingua lì. Abbiamo un'altra malattia, la gravida, e stiamo per vedere anche questo che ha la cespuglite, che non possiamo ancora curare. Però sta funzionando tutto quanto, stiamo usando anche l'iperscan, quindi molto bene. Voi state ancora imparando? Sì. Tu hai tutte le specializzazioni, molto bene. Vediamo cosa possiamo curare ancora. Per adesso niente. Abbiamo, per quanto riguarda il... Abbiamo anche la sala pompa che non abbiamo. Abbiamo questo che è il Bernardo d'Olanda che ci ha dato un'altra cosa. L'ospedale vale solo 116.000 per adesso. Dobbiamo arrivare praticamente al doppio del valore. Qui abbiamo questo, calcoli renali. Tu vuoi qualcosa in più? Eccolo qua il paziente con la testa gonfia, quindi dovremmo mettere anche l'altra clinica. Eccolo qua, perfetto. Eccolo qua, facciamolo attendere e costruiamo allora la nostra sala pompa. Che possiamo fare sempre qui? Qui ci sta anche qualcosa di un po' più grande, secondo me. Quindi questa la facciamo qua. Perfetto, questo facciamo così, così, così e così. Abbiamo la testa gonfia. E continuiamo ad aumentare le dimensioni del nostro ospedale, ovviamente. Vediamo cosa riescono a ricercare là dentro. Le attrezzature per diagnosi stanno migliorando. Per adesso... Il gioco si fa sempre più complicato, ma anche sempre più avvincente. Abbiamo questo che è il consulente, un altro consulente ricercatore, quindi un altro esatto, personaggio che viene qua, ottimo. Questo, abbiamo bisogno di più attrezzature di diagnosi. Quindi dobbiamo aspettare che si completi questo. Bene che arrivano soldi. Abbiamo la cespuglite, non abbiamo però l'attrezzatura per farlo, quindi mandiamola al reparto ricerca. Un altro consulente a disposizione, questo è un consulente ricercatore psichiatra, quindi c'è un bel po' di lavoro. E anche un altro consulente qua. Abbiamo la macchina del sangue, quindi facciamola subito. Eccolo qua che arriva.
macchina sangue. Questa deve essere sempre 4 di dimensione, sì, quindi possiamo fare... possiamo prenderci quest'area qua, possiamo prenderci quest'area qui. Possiamo farla qua. Abbiamo anche la macchina del sangue. Abbiamo la petulenza ricercata tra le mille cose. Comunque stiamo curando un bel po' di persone, ed è una cosa buona e giusta. Stiamo per trovare un'altra attrezzatura di cura, quindi probabilmente o l'elettrolisi o la decontaminazione, che conosciamo già. E vediamo un po' cosa riusciamo a fare. I soldi vediamo di accumularne un po' perché serviranno per costruire. Forse abbiamo bisogno di un po' di dottori in più, prendiamoci loro due. Aspettiamo il prossimo mese. Tanto abbiamo un altro dottore che è ricercatore chirurgo psichiatra, quindi il massimo che possiamo avere. E vediamo di prendere questi dottori qua in più. Tu, il signor Sermoni e anche il signor, anzi, dottor Garofito. Garofito, tu vai qua e tu vai qua, anche se adesso probabilmente uscirà, esatto, per andarti a riposare, perché abbiamo il professore perfetto, perché ha tutte le specializzazioni. Abbiamo ritrovato la rinite rara. Adesso abbiamo l'attrezzatura di cura, che è la decontaminazione, perfetto. Voi cosa avete? C'è una persona con cuore infranto che non abbiamo mai sentito. Prendiamolo sperando che ci sia qualcosa. Per la cespuglite abbiamo bisogno dell'elettrolisi, quindi mandiamolo qua. E qua abbiamo la possibilità di fare la decontaminazione. Quindi vediamo di costruirla. Decontaminazione. Questa la possiamo fare qua. E fare ancora un po' più lunghetta da questa parte. E tornare indietro, ripiazzare la porta. Ok, adesso sta. Abbiamo anche la sala di contaminazione. Vediamo di aggiungere un po' di divanetti in più. Ottimo. E vediamo ancora che cosa possono ricercare. Oh, l'attack, perfetto. 12.000. Potrebbe stare qui. Ci sta qua? Sì che ci sta, perfetto. Però non ci sta questo. Ok, adesso ci sta tutto, perfetto. E vediamo di... questo qua, questo qua, questa qua e questo qua. Devo chiedere un prestito per comprare i divanetti, evviva.
Ok, abbiamo completato anche questo. Qua ci starebbe spazio per le ultime cose che ci mancano, che sono l'elettrolisi, la seconda farmacia e il terzo ambulatorio eventualmente. Vediamo se servono e cosa possiamo farne. Allora, intanto vediamo la ricerca com'è. Abbiamo completato l'attrezzatura di diagnosi, quindi abbiamo finito tutto quanto. Ci manca solo l'attrezzatura di cura, che sono l'elettrolisi e basta, credo. Quindi possiamo mettere l'elettrolisi, poi possiamo mettere il secondo ambulatorio, la seconda farmacia e forse anche un'altra psichiatria ci vorrebbe. Ma per adesso sembra abbastanza tranquilla come situazione. Abbiamo salvato questi, abbiamo la colonite. Per adesso va tutto bene, abbiamo un altro consulente. E qua possiamo tenere sotto occhio la ricerca, che per adesso va anche abbastanza bene. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare con loro. Forza, forza, forza. Abbiamo un po' di morti di troppo. Abbiamo anche un po' di radiatori da comprare per questo corridoio gigante. Un altro dottore è diventato ricercatore. E qua abbiamo completato la cura, l'attrezzatura di cura. Quindi dovremmo avere, esatto, l'apparecchio dell'elettrolisi. Quindi possiamo prendere questo e costruirlo qui. Facciamo con questo qua e questi qua. Perfetto così, questo va qua, questo va qua, questo vicino alla porta e questo pure. Ok, e per quanto riguarda queste cose dovremmo aver finito tutto ormai. In realtà ci manca ancora qualcosina da ricercare. E lo vedremo presto. Abbiamo la calvizie. Il tricorestauro ci manca. Quindi mandiamolo pure. Mandiamolo pure qua per il tricorestauro. Abbiamo uno psichiatra nuovo. E abbiamo il tricorestauratore. Perfetto. Abbiamo ricercato il tricorestauratore. Vediamo di costruirlo anche. Allora. Eccolo qua. Qui ci sta o uno o l'altro. Mamma mia, oggi che fatica con la voce. Questo lo mettiamo qua allora. Molto striminzito. Qualche episodio fa dissi che effettivamente serviva spazio, ma a quanto pare no. Poi facciamo allora la seconda farmacia. Perfetto. E ci mettiamo l'infermiera. Ce n'è una brava? Ottimo, e facciamo anche il terzo ambulatorio. Aggiungiamoci anche i divanetti che ci stanno sempre.
Perfetto. Geyser gastritici. Gastrici, non gastritici, magari. Ok, abbiamo tutto, quindi l'ospedale va anche bene. Come siamo come... Esatto, ci mancano ancora 30.000 dollari. Ma credo sia abbastanza normale. Però abbiamo un po' di cose già tutte avviate. Vediamo giusto che finisca le eventuali attrezzature di cura. E poi ci vediamo direttamente alla fine del video, quando avrò completato tutto quanto. È stato bello costruire questa cosa, perché mi piace molto effettivamente costruire. Come vi dicevo, in questi livelli avanzati diventa tanto un momento morto, diciamo, che in cui non succede niente. Vediamo, allora, dovremmo aver già sbloccato tutto. Sì, quindi in questo episodio qua c'è stata una malattia sola nuova, che è la nostalgia di terzo livello. Non abbiamo nient'altro da ricercare, quindi questi due in realtà ne basta uno. Mettiamone uno a disposizione. E quindi ci vediamo alla fine del video per le considerazioni finali. Ok, e come vedete il gioco è tornato alla normalità, abbiamo i soldi necessari. Come vedete ho acquistato il resto dell'ospedale, tra l'altro ci sono delle persone che... un sacco di dottori in più che abbiamo. L'unica modifica che ho fatto è aggiungere un quarto ambulatorio qua, probabilmente ne avremo bisogno nel prossimo episodio, e vediamo di andare verso la fine, perché tutti gli obiettivi adesso ce li abbiamo. Più di 400.000 dollari, 91% su 60, 559 persone le abbiamo curate, e come vedete 200.000 dollari ce la facciamo a fatica in realtà a superarli. Vedete che l'ospedale è bello pieno tra l'altro di gente, ogni tanto arriva un terremoto che ci sta. E vediamo un po' di concludere questo episodio. Alla fine ci ho messo un po' di meno rispetto all'altra volta nel fast forward, perché guadagno molti più soldi a quanto pare con questo ospedale qua. Quindi è costruito anche meglio in un certo senso. C'è più gente che arriva, come vedete la fila è anche abbastanza lunga. Tutta questa gente è in fila per dove? Per la sala operatoria? Wow. Quindi forse abbiamo bisogno di addirittura una seconda sala operatoria. Facciamola giusto per fare i fighi. Costruire qualcosa alla fine episodio. Facciamola qua. Tanto abbiamo soldi a iosa. E abbiamo anche... questo lo possiamo mettere qua. Questo lo possiamo mettere qua. Abbiamo soldi a iosa e abbiamo anche chirurghi a iosa. E adesso vediamo di... questa gente si è alzata e andrà a fare la sua operazione dall'altra parte. Quindi probabilmente nel prossimo episodio dovremo mettere anche due di queste, ma dovrebbe essere arrivato questo punto di domanda, che è: caro Ace the Brave, congratulazioni! Qui al Ministero siamo molto impressionati a delle sue capacità nella condizione dell'ospedale. È considerato il Golden Boy del Ministero della Sanità. Pensiamo che forse preferirebbe un lavoro più impegnativo. Avrebbe uno stipendio di 41.000, come vedete aumenta sempre di più, 127, ma la decisione dipende da lei. È interessato a dirigere l'ospedale di Tritacalli? Lo vedremo nel prossimo episodio. Quindi continua sempre più in là, è sempre più difficile e sempre più divertente dal mio punto di vista. Spero lo sia anche per voi. Se vi è piaciuto lasciate pure un mi piace e condividete la playlist con tutti quanti gli episodi. Io sono Ace the Brave, namaste and be brave!